Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Abbiamo cantato nel Salmo responsoriale: andremo con gioia alla casa del Signore. Anche nel canto d'ingresso, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Erano questi salmi ascensionali che accompagnavano il pio israelita che saliva al Tempio di Gerusalemme e che accompagnano ancora oggi tutti i pellegrini che si recano in Terra Santa. Quale gioia, mi dissero, andremo alla casa del Signore, al Tempio Santo di Dio. E oggi più che mai ci viene ricordato dalla liturgia, ecco, una sottolineatura, una nota della nostra professione di fede. Cristo Gesù Re. Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo Eterno del Padre, la seconda persona divina della Santissima Trinità, consustanziale al Padre sin dall'eternità, che si fa uomo per noi nel grembo virginale di Maria, è Re. Questa sottolineatura da sempre, noi lo sappiamo che Gesù è Re, sin da quando l'Arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria, cosa dice? Sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà mai fine. E anche nel credo noi lo diciamo: verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Quindi Gesù è Re, lo professiamo. Ma questa esplicitazione che Gesù è Re viene data dal Santo Padre Pio XI, l'11 di novembre del 1925, con un'enciclica durante un periodo particolare. Era finita la Prima Guerra Mondiale, c'erano dei regimi totalitaristi che stavano veramente massacrando l'umanità, sia prima che durante e anche dopo, ahimè, sapete quelle che sono state le risultanze della follia umana, genocidi che si sono perpetuati. E il Romano Pontefice sottolineava l'importanza di mettere Gesù Cristo al centro della nostra vita come Re,
come Signore, perché se non c'è Gesù Cristo al centro, se non mettiamo Gesù al centro della nostra vita, l'umanità non solo si sbanda, e lo vediamo con i giovani, lo vediamo con la società, lo vediamo con i governi, lo vediamo con tutto, con la giustizia, con la sanità, con tutto quello che dovrebbe invece avere un'ispirazione di umanità, guardando a Gesù che si è fatto vero uomo pur rimanendo Dio. Egli è l'immagine del Padre, l'abbiamo ascoltato, il Beato Apostolo Paolo ce lo sottolineava, lui ci rende visibile il mistero del Dio invisibile, cioè rende tangibile quello che noi non avremmo mai potuto toccare. Noi possiamo ascoltare quello che noi non avremmo mai ascoltato, la sua parola. Lui stesso ci dà il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità, la sua divina presenza che inabita in ogni luogo e rende santo il Tempio Santo di Dio. E noi quando veniamo a incontrare il Re, veniamo avvolti, ammantati della sua regalità. Qui dovremmo fare un passo indietro, dovremmo un po' rispolverare i libri e il sussidiario che ci veniva dato nelle scuole elementari. Se vi ricordate, ecco, quando si inizia a parlare delle civiltà, iniziamo dagli Assiri, poi c'erano i Babilonesi, ve li ricordate? No, più o meno. E poi i Cartaginesi e i Fenici, le guerre puniche, vi ricordate? Più o meno. E poi l'impero ellenistico, poi i persiani prima, poi l'impero romano, ve li ricordate? L'impero bizantino, ma sono tutti regni che si combattono l'uno con l'altro, anche all'interno dello stesso regno, quando Diocleziano poi divise il regno, i due Cesari, i due Augusti. Non ve le dico queste cose, le sapete meglio di me, ve le ricordate comunque. E c'erano i due Cesari, i due Augusti, e quindi due imperatori, quello d'Oriente e quello d'Occidente, e si ammazzavano tra di loro. Anzi, tante volte il padre ammazzava pure i figli perché gli volevano soffiare il regno. Sapete che Erode ammazzò i suoi figli, lui stesso con le sue mani. E il potere, la regalità, che è tutt'altro che regalità. Quando uno pensa alle cose reali, uno pensa a qualcosa di dignitoso. Ecco, Gesù ci riporta alla vera regalità, quel regno che non ha fine. Vorrei fare una parentesi storica. Quando intorno nell'undicesimo secolo, proprio sul finire dell'undicesimo secolo, alcuni pellegrini che andavano in Terra Santa vedevano, voi sapete che sono innamorato della Terra Santa, no? E vedevano i luoghi santi devastati, distrutti, profanati dai maomettani, da... vabbè. Cosa facevano? Volevano a tutti i costi liberare quei luoghi santi perché erano la memoria storica del passaggio di Gesù che aveva benedetto quei luoghi santi. E si organizzò la prima crociata, siamo nel 1095-96, anzi, oltre 900 anni fa, no? Ma c'eravamo noi comunque, nel pensiero di Dio c'eravamo, qualcuno forse c'era fisicamente, no, sto scherzando, però le memorie storiche ce lo ricordano, e ci fu una famiglia della Bassa Lorena, dei Paesi Bassi, che partì per andare a liberare la città santa. C'era Goffredo di Buglione, c'era suo fratello Baldovino, si organizzarono, lui vendette le sue proprietà per finanziare questa opera, perché ci credeva, ci teneva. Tra l'altro viene detto che lui nel 1095, quindi uno o più anni prima, un anno e mezzo prima, era andato in Terra Santa, era rimasto sconvolto da questo, e si organizza. Nel 1096 parte, e dopo 3 anni riesce ad arrivare a liberare la città santa di Gerusalemme e viene costituito il regno di Gerusalemme. Siamo nel 1099 e lui il 22 di luglio del 1099 viene proclamato re di Gerusalemme. E lui dice: no,
qua l'unico re a Gerusalemme è Gesù Cristo. E dice, ma noi abbiamo preparato pure la corona, pensate, tutto d'oro, diamanti. E ci dobbiamo incoronare, c'è l'incoronazione, il giorno 22 luglio tu devi essere incoronato. Gesù Cristo ha avuto la coronazione di spine e voi mi mettete sta pagliacciata, ma che sta dicendo? Lui rinuncia a questo. Io non so quanti avrebbero rinunciato, anzi ci sono stati degli imperatori, Dio me l'ha data e guai che me la tocca, e non aspettarono neanche che venissero incoronati Savigliare e Saniso la corona. Alla fine, ecco, c'è questa bramosia di potere, e ci sono invece quelli che capiscono che il vero regnare è servire Gesù Cristo. Goffredo di Buglione rimarrà meno di un anno, il 18 luglio dell'anno successivo, morirà. Si affiderà alla Vergine del Carmelo e se ne va. Manco un anno diventò re, manco un anno di regno. Poi succederà il re Baldovino con la regina Melisenda, sistemeranno un po' i luoghi santi. Perché vi dico questo? Perché alla fine i regni di questo mondo passano. Passano anche i grandi imperatori, i grandi presidenti, e passano anche i romani pontefici, si succedono, però vedete, chi deve rimanere è Gesù Cristo. Guai a noi se non mettiamo Gesù al centro, se non prendiamo veramente sul serio la regalità di Cristo. E chi serve con me, chi vive la volontà del Padre, dice Gesù, con me anche regnerà. Ecco, noi siamo chiamati a entrare nel regno di Dio, adveniat regnum tuum, venga il tuo regno, diciamo nel Padre nostro. Perché lo diciamo? Perché noi vogliamo partecipare a questo regno. Come? Non da sudditi. Non c'è un rapporto di sudditanza. Quando noi facciamo parte del regno di Dio, noi sediamo con Gesù sul trono. Noi veniamo resi partecipi della sua regalità, che è tutt'altra cosa da quelle che sono le realtà terrene, i reami della terra, le lotte, i giochi di potere che ci sono. E la Chiesa deve riscoprire il potere dei segni e non, come cristiani, cercare i segni del potere, giusto per fregiarsi chissà di quale titolo, di quale grado accademico. Ci vogliono, ma non servono questi. Alla fine quello che serve è stare con il Signore e vivere con Lui e realizzare quella benedizione che il Signore non disdegna di dare, soprattutto agli ultimi, soprattutto a coloro che sono considerati non niente, meno di niente. E vorrei concludere con quella frase con cui si conclude il Vangelo di oggi, la pericope che abbiamo ascoltato, la pericope evangelica. Gesù si vede dire dal buon ladrone, sapete che accanto a Gesù c'erano questi due malfattori, due persone che chissà quale crimine avevano fatto. Barabba se l'aveva fatta franca, se ne era scappato, era colpevole ed è invece stato scagionato, libero. Gesù innocente, non trova in lui alcuna colpa, dice il procuratore romano, invece viene condannato a morte. Che cose strane queste giustizie terrene che non servono a niente. Me ne perdonino coloro che spendono la loro vita a cercare le giustizie terrene. Alla fine la giustizia terrena trova tanti limiti, e trova il limite anche di chi deve rispondere a poteri superiori. Attenzione, c'è il potere più grande, che è quello dato da Dio, il quale, come vanno le cose, vanno. Alla fine i due malfattori vengono uccisi, però uno viene salvato. Uno viene salvato. La tradizione ci dà pure i nomi dei malfattori, una tradizione tardiva del IV secolo ci dice che uno si chiamava Dismas e l'altro Gestas, e che forse erano pure fratelli, un po' come Caino e Abele alla fine. Però uno si salva e l'altro no. E perché si salva? Lui riesce a chiamare Gesù col suo nome. È uno dei pochi casi dove Gesù non viene chiamato con il titolo Signore oppure Maestro, ma lo chiama Gesù.
Guardate che se noi entriamo in quella confidenzialità con il Signore e ce lo possiamo permettere, noi siamo familiari di Dio, non nel battesimo, siamo divenuti figli dell'Eterno Padre in Cristo Gesù, siamo stati adottati. E quindi Gesù è il nostro fratello. Voi come lo chiamate vostro fratello? Come lo chiami? Per nome. E quello lo chiama per nome. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lui riconosce che Gesù è il re. Quando entri nel tuo regno, ricordati di me. E cosa avviene? Gesù dice: oggi tu sarai con me nel paradiso. Oggi. L'Evangelista Luca usa 6 volte questo termine oggi. Lo faccio velocemente. La prima volta, quando c'è l'annuncio ai pastori, vi ricordate il campo dei pastori, Bet-Saur, e lì arriva l'angelo e gli dice: oggi è nato per voi il Salvatore. E quelli vanno, andate nella città di Davide. E quelli vanno, quelli non potevano entrare in città, erano scomunicati, oltre che avendo le greggi, non potevano entrare nei luoghi dove c'erano gli orti, perché se no sapete quello che succede quando un animale entra negli orti, devasta tutto. E loro invece vanno, vengono abilitati ad entrare e sono i primi adoratori, i primi ad adorare il Signore, ad os, ad andare alla bocca di Dio, del Figlio di Dio. Ascoltano. Quando si va alla bocca significa prestare l'orecchio alla bocca di Dio. Qui dovremmo aprire una parentesi. Vi ricordate quando Gesù viene tentato? La seconda tentazione, la prima era quella del pane, di che queste pietre diventino pane, lasciamo andare. La seconda, Gesù viene portato su un punto alto della terra e dice: vedi, questi sono tutti i regni della terra, se tu mi adorerai io ti darò tutti questi regni. Gesù è il re, ma di un regno diverso. Cosa significa adorare? Non significa mettersi in ginocchio davanti al diavolo. Adorare significa ascoltare quello che ti dice il diavolo. E il diavolo poi si allontana, ci viene detto nel Vangelo, per ritornare al tempo opportuno. Quando ritorna? Quando è il tempo opportuno? Il momento della crocifissione. Cosa gli dicono? 3 categorie diverse di persone. E i capi deridevano Gesù: ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, salvati. Questa è la tentazione, e glielo dicono i capi del popolo. Poi anche i soldati: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. La tentazione, no, del diavolo. Pensate a Dio. Ancora, uno dei malfattori, Gestas, il malfattore non pentito: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Capite la tentazione? Ascoltare le voci del diavolo. Quando eravamo piccolini ci dicevano che da un lato abbiamo l'angioletto e dall'altro c'è il diavoletto. Sta attento a chi ascolti. Chi adoriamo noi? Il Signore o il male? Va bene, quindi oggi i primi erano i pastori. Secondo, vi ho fatto la catechesi nella catechesi. Secondo, oggi, quando Gesù entra nella sinagoga a a Nazaret, gli danno il rotolo del libro e lui lo apre. Lo Spirito del Signore su di me mi ha mandato a proclamare la liberazione e a ridare la vista ai ciechi. E poi come finisce? Oggi questa parola si è compiuta. Gesù dichiara quell'oggi, secondo. Poi ce n'è un altro oggi. Quando Gesù guarisce, purifica il lebbroso e le persone che stanno lì, oggi abbiamo visto cose che non pensavamo di vedere. Il lebbroso, l'impuro diventa puro. Qualche domenica fa invece abbiamo ascoltato Zaccheo, vi ricordate Zaccheo? Quando ci siamo mangiati i datteri. E Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua. E quando Zaccheo si converte,
E dice: io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato qualcuno gli restituisco quattro volte tanto. Cosa dice Gesù? Oggi la salvezza è entrata in questa casa. L'ultimo oggi di Luca quand'è? Oggi sarai con me nel paradiso. Sono sei, sapete che sei è il numero imperfetto nella Bibbia. C'è un altro oggi. Qual è? Oggi. Oggi siamo venuti ad adorare il Signore. Oggi si compie questa parola per noi. Oggi Gesù si ferma a casa nostra. Oggi vedremo le opere grandi di Dio. Oggi devo fermarmi a casa tua, il Signore vuole venire da noi. Oggi sarai con me in paradiso. Noi non dobbiamo aspettare di andare in paradiso, dobbiamo viverlo ora il paradiso. Guardate che questa è la bellezza della nostra fede. Altrimenti, se aspettiamo dopo, poi è parente di mai. Ma lo sapete le cose, che ne decide? Poi è parente di mai. Cioè, io dico, vabbè, lo faccio poi. Non lo farai mai. Oggi lo devi fare. Oggi tu devi regnare con Cristo. Oggi tu devi scegliere Gesù come tuo Salvatore. Oggi tu devi accogliere Gesù. Oggi tu devi entrare in paradiso. Che non significa morire oggi, ma significa risorgere oggi con Cristo. E allora vogliamo chiedere al Signore questa grazia di abbracciare Gesù e di essere regali anche noi. Non perché ci siamo messi il paramento dorato. Noi abbiamo delle armature dorate, meravigliose, invisibili agli occhi, il Signore che illumina la nostra mente, illumina il nostro cuore e ci fa capire che noi siamo destinati a molto di più. Passano i regni di questo mondo, passano tutte le grandi opere. Mi pare che delle sette meraviglie del mondo antico solo le piramidi di Giza ancora resistono. Ma qualche resto, chissà quello che c'era prima, c'è la colonna di Artemide, del tempio di Artemide ad Efeso, delle tracce, ma del resto passa tutto, tutto si distrugge, tutto si stravolge. Solo se siamo in Gesù rimarremo sempre con Lui, per sempre in paradiso, per sempre con Lui. E questo è meraviglioso, e Gesù oggi ci vuole con Lui. Oggi ci ha chiamati, oggi siamo venuti ad adorarlo, oggi riceviamo da Lui la corona di gloria che Egli, giusto giudice, vuole dare ai Suoi servitori fedeli. Ci accompagni l'intercessore di Maria che chiamiamo Augusta Regina. E perché Regina Maria? Perché è stata la prima ad accogliere il Re nella sua vita. Sono la serva del Signore. Lei che si è fatta serva diventa Regina. Ce lo dice prima ancora che Gesù, quando lava i piedi ai suoi discepoli, io sono il Maestro e il Signore, voi lavate i piedi, anche voi dovete farlo. Quando noi facciamo quello che gli altri non vogliono fare, quando noi facciamo le cose più umili e più semplici, diventiamo re, diventiamo regine, ovvero diventiamo familiari della famiglia reale, quella vera però, la Santissima Trinità. Quando Dio veramente diviene nostro Padre, e lo dimostriamo con amore di figli, quando Gesù diventa nostro fratello, oltre che Re e Signore, quando lo Spirito Santo inabita in noi e agisce attraverso di noi e noi possiamo prestargli le mani per compiere l'opera di Dio e la sua divina volontà nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.